mancano due persone qui, però non. Qualcuno non dice che si sia affidato qui a Massimo e Matteo. Vabbè, arriveranno. Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi a questo incontro promosso da Webbook Hotel. È un ciclo di 10 incontri che si tengono in 10 gallerie torinesi dedicate al tema della fotografia, promosso dalla Fiera di Ferro, che è la Fiera di Fotografia di Torino, che immagino che tutti quanti conosciate, che si terrà a maggio dal 4 al 7. E stasera qui con noi ci sono Massimo Vitali, fotografo, e Matteo Balduzzi, curatore del Museo di Cinema dello Basso, Museo di Fotografia Contemporanea di Cinema dello Basso, docente di NAFO, docente di Edu qui a Torino, che ci parlerà del futuro della fotografia e del rapporto con l'intelligenza artificiale, se non sbaglio. Beh, vediamo. Non hanno bisogno di scrivere troppo questo argomento, quindi vedremo di che cosa ci racconteranno. Buon ascolto. Grazie. Va bene, iniziamo. Sì, iniziamo. Posso dare un attimino, così tanto per entrare a gamba tesa nella cosa. Allora, nella fotografia ovviamente oggi stanno succedendo un sacco di cose. E molti, come me, hanno delle idee preconcette di cui forse mi vergogno anche, per cui ho dovuto chiedere a una persona sopra le parti di intervenire, anzi di guidarmi in questo percorso di fotografia contemporanea e del futuro della fotografia, perché Matteo è molto ecumenico. Cioè io direi delle cose terribili su tante cose che succedono o che sono successe, mentre invece secondo me oggi è il momento di essere più buoni e per cui il buono, il poliziotto buono, però il poliziotto buono è Matteo, per cui secondo me deve iniziare. Va bene, allora, buonasera intanto e grazie. No, proviamo con questo gioco, nel senso, intanto la patente del buono non me la danno spessissimo, quindi sono molto contento in questo caso di prendermi questo ruolo. Sono un po' meno contento di avere a che fare con un titolo così impegnativo, no? Il futuro della fotografia e l'intelligenza artificiale, che davvero mi sembra un tema senz'altro molto d'attualità e molto importante, su cui non so se sono io la persona giusta, diciamo, per predire questo futuro. Forse con una sorta di generazione di mezzo, forse io ho avuto la fortuna di formarmi con i maestri e con quello che in qualche modo è forse quella parte di fotografia consolidata, no? In cui tu ti riconosci e di cui non puoi che pensare bene, ma anche di lavorare molto con le generazioni successive, fino ai più giovani, che sono quelli di cui scherzosamente dici che invece sei cattivo e ti viene da pensare male. Quindi forse la fortuna è quella di diciamo, avere a che fare con una sorta di genealogia, diciamo, della fotografia contemporanea, per cui senza essere in grado di sicuro di dare delle risposte, posso provare a intravedere voi delle linee di continuità, voi delle discontinuità, ecco, fra appunto i grandi maestri e chi invece inizia a fotografare oggi. Ci sono di sicuro anche in questa sala, faccio per dire, persone molto più titolate di me, molto più attente a quello che veramente sta succedendo oggi e forse domani. Ecco, per cui insomma proviamo con questo gioco e proviamo, credo comunque, partendo, come ci siamo anche detti, no? Partendo
da quello che ti piace, cioè partendo da quella che tu riconosci in qualche modo essere una fotografia, come hai detto alcune volte, che dice qualcosa. E in qualche modo ripercorrendo anche come si è formato il tuo lavoro che vediamo in questa sala, quali sono le radici, come si è formato il tuo lavoro, per capire anche un po' meglio forse quali sono i punti di vista diversi da cui oggi si muove chi lavora per la fotografia. Sì, io ho iniziato a fare delle foto degne di questo nome tardissimo, cioè direi a 55 anni ho cominciato a fare delle foto che mi piacevano. Prima avevo fatto delle foto che ho chiuso in un armadio e l'armadio è chiuso a chiave, nessuno può entrare. Prima ho sempre fatto fotografia. Io ho cominciato quando avevo 14-15 anni e facevo il fotografo, per cui fotografavo qualunque cosa che mi davano da fotografare o avvenimenti o oggetti, cioè qualunque cosa. Cioè, Milano, io abitavo a Milano in quegli anni e a Milano c'era del lavoro fotografico, conoscevi tutti gli stampatori degli studi, quelli che fotografavano i mobili, quelli che fotografavano il teatro, cioè, però il mio apporto a questa cosa era veramente mi minimo. Io facevo delle foto, cercavo di fare del meglio possibile, ma io non ero contento e peraltro anche quando ero contento, la gente che fruiva e comprava le mie foto, comunque non gliene fregava nulla se erano più o meno belle, più o meno brutte, cioè era un discorso tra sordi. Cioè, io mi ricordo che quando andai, cioè, eravamo talmente, dal punto di vista fotografico, talmente sprovveduti che quando io andai a 18 anni a scuola in Inghilterra, e la prima volta che entrai nella metropolitana di Londra, le foto appese alle pareti mi sembrava di essere in un museo, cioè, perché roba così da noi non si era mai vista. E per cui ero un po', cioè capivo che probabilmente avevo sempre lavorato in una situazione non ottimale, capivo che si poteva fare di più, però veramente non sapevo cosa fare. Difatti ci misi tanti anni. Appassionato alla tecnica, eccetera, eccetera, e per cui a un certo punto continuai con un po' più di tecnica, con un po' più di voglia, però sempre a fare delle cose che non mi soddisfacevano. Negli anni 90, a metà degli anni 90, dopo aver iniziato a mettere la macchina sul cavalletto, a fare alcuni preliminari, mettere la macchina sul cavalletto perché prima perché prima 35 facevo, sì, 35 mm, così. chi comprava più fotografie senza interesse era dopo i I giornali. giornali, tutti i giornali, sì, cioè, ero molto popolare dei giornali.
però non c'era, veramente non c'era una ragione importante per fare le foto che facevo, erano così, era roba fatta. E a questo punto, prima un anno o due mettendo la macchina sul cavalletto, quando uno mette la macchina sul cavalletto incomincia un po' a pensare a quello che ci sarà, che verrà, che cosa, ma tu che cosa vuoi da questa foto, perché? E con la macchina del cavalletto hai tempo di pensare, e per un paio d'anni feci delle foto dal cavalletto che erano, cioè, un po' meglio, ma non ancora quello che volevo. E poi ma un po' per me, un po' anche per me. Poi in quegli anni c'era anche, no, forse una grande distinzione, adesso quasi mi viene a dire un po' ideologica, tra chi faceva ricerca, sì, assunta, diciamo, ricerca pura, e quindi lavorando per le committenze, lavorando per il mondo dell'arte, chi invece faceva la professione. Quindi no, quando dici facevo per me, intendo... No, professione, cioè sempre professione, e poi all'interno della professione cercavo di fare qualcosa che mi desse un minimo di voglia di fare. No, io non sono mai stato per, cioè, tutti i fotografi che facevano la loro ricerca li trovavo un po' sterili. Adesso poi tu sei qui apposta, per cui qualcosa di cattivo posso dire. Mi trovavo un po' sterili, anche tanti miei amici con i quali, tipo, non so, Mulas ad esempio, eravamo amici perché avevamo degli amici in comune, ci vedevamo, eccetera, eccetera, ma però era tutto un po' così, tu stai lì. E poi a un certo punto, per casi della vita, per cui mi rubarono una macchina fotografica, delle macchine fotografiche più piccole che avevo, e mi restai con una macchina fotografica grande, che peraltro non avevo mai usato, decisi di fare una foto, e dato che l'estate abitavo su una collina sopra Pietrasanta, ho deciso di fare una foto a Marina di Pietrasanta, e quella è la prima foto del 95, dell'agosto, 15 agosto 95. Ma non sapevo assolutamente che avrei fatto quella foto lì, cioè avevo visto tante foto, avevo capito che volevo vedere la gente di faccia, non volevo vedere, perché normalmente su una spiaggia uno fotografa il mare, la gente tutta di spalle. I famosi fotografi americani hanno fatto delle bellissime foto con la gente di spalle sulle spiagge, e lì insieme a un mio amico mettemmo insieme una specie di catafalco con dei pezzi d'alluminio che prendemmo da uno che faceva le tende per i negozi, facevano dei supporti delle tende per i negozi, facevano una specie di catafalco a cavalletto, e che mettevano in acqua. Allora l'idea è, intanto partì come foto in bianco e nero, e già le foto in bianco e nero sulla spiaggia era una roba da
da paura, perché la sabbia diventa un grigio sporco, bruttissimo. E poi avevo pensato, mi metto su davanti e fotografo ogni mezz'ora, faccio una foto di cosa succede. In questa mezz'ora avevo anche 4 pellicole a colori, 4 lastre, 4 singoli scatti a colori, e questo è uno, no, 3, erano 3, scusa, erano 3 singoli scatti a colori, e feci questa e un dittico, due foto una accanto all'altra. Allora, però, ne parlavamo forse anche prima, hai detto di questa cosa del cavalletto, no? Che cambia un po' il modo di ragionare, la prospettiva, e, però appunto questa immagine che a me fa sempre ridere, come tu racconti le cose come se fossero venute fuori un po' per sbaglio, no? Fatto pezzi di alluminio, avevo un amico, e quando, insomma, è difficile credere che un'immagine così, anche così impegnativa, no? Non sia stata pensata e progettata, però facciamo finta di credere, ho provato, è venuta fuori questa cosa. Comunque da qualche parte deve essere venuta. No, non ho provato, è venuta fuori questa. No, come pensiero. Ho sviluppato tutte le foto in bianco e nero, quella con lei non l'ho sviluppata perché non mi conveniva, non avevo. E poi dopo 15 giorni ho stampato, ho sviluppato questa foto, ho detto, ma però non è malissimo, forse sono meglio quelle a colori di quelle in bianco e nero. In bianco e nero ho già pensato che erano da buttare via. Ma però voglio dire, casuale, totalmente casuale. Non è casuale questa, però insomma in quegli anni c'è la cosa che conosco poco, no? Ancora del tuo lavoro, continua a interessarmi. È come sia sgorgato apparentemente dal nulla, da un progetto che poi è diventato uno dei progetti importanti della fotografia, non solo italiana, ma diciamo, a livello assolutamente internazionale, sembra sgorgato dal nulla, e come alcune anche intuizioni può essere. Ma in realtà in quegli anni, no, in quel decennio, nella fotografia sono successe un sacco di cose, e non possono essere, come dire, due coincidenze. Ecco, quindi da un lato da metà anni 80 fine anni 80 la fotografia era tornata a guardare il paesaggio, appunto Semulas, una generazione di fotografi erano ancora legati all'immagine in bianco e nero, al reportage, a quello che rimaneva del fotogiornalismo. In realtà una riflessione anche profonda sul paesaggio si stava facendo. Nell'84 esce il viaggio in Italia, fine anni 80 ormai le committenze portano tanti fotografi a lavorare sul paesaggio come una riflessione, non più come una risulta. Si comincia a scrivere, Luigi Ghirri scrive tanto, no, già di paesaggio, verso la fine degli anni 80. Molti usano il colore in quella fotografia. Olivo Barbieri ha delle foto già un po' spettacolari di notte, dei fine anni, quindi un po' di quell'humus che in realtà in cui tu non sei stato coinvolto, ma vedevi presumibilmente. Sì, li sentivo, perché comunque erano amici di amici, a volte li vedevo, però era tutto molto più casuale di quello che sembra, cioè tu dici, anche perché poi io, se devo dire a chi mi sono ispirato e qual è stata veramente il mio faro, è il gruppo dei tedeschi, perché le prime mostre con le foto di Struth, di Ruf, di Gursky, eccetera, eccetera, sono quelle che mi hanno veramente cambiato
dentro, mentre tutta la ricerca italiana, sì, li vedevo, li conoscevo, ma mi lasciavano un po', non so, non sai perché. No, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, cioè intanto perché le fotografie non erano ancora diventate un oggetto prezioso, perché tutti quelli che facevano anche la fotografia di paesaggio comunque erano l'oggetto che presentavano era un pezzo di carta fotografica con al massimo un passepartout e una cornicina fatta da un disperato. Per cui era una cosa che a me, non, alla fine, anche se mi potevano piacere certe immagini, poi però non mi piaceva il, quello che usciva, l'opera. Mentre invece i primi a uscire con delle opere veramente, veramente importanti, veramente diverse, sono stato il gruppo dei tedeschi. Sì, infatti l'altra domanda, appunto, mentre succedeva in Italia questa riflessione, appunto forse un po' più raccolta anche sul paesaggio, appunto forse del fine anni 80, no? Forse la mostra di Chevrier e Lingud, sì. Una nuova obiettività. Nuova obiettività, un'oggettività, un altro, sì, sì. È stata quella che ha presentato, diciamo, al mondo della fotografia un'immagine che poi è entrata nelle gallerie, è entrata nei musei, e anche quella, tu che avevi una formazione comunque internazionale, insomma, puoi non avere... No, io quella l'ho vista, cioè quella mostra l'ho vista tante volte, e mi ha molto più colpito di qualunque foto di Ghiri o di altri italiani, cioè, cioè lì mi sentivo a casa, anche perché avevo conosciuto Lingua, insomma era un po' più del, di quel giro lì, ecco. Le foto degli italiani erano sempre un po' povere, sempre, e io da subito ho pensato che se uno doveva vendere una foto, doveva pretendere dei soldi da una foto, doveva dare qualcosa in cambio, non potevi dare un pezzo di carta con un passepartout, dovevi dare una cosa pesante, con una cornice importante, con... lucida, cioè qualcosa di più, cioè secondo me la gente voleva di più, secondo me la gente voleva anche delle immagini più complesse, cioè io sono partito già con l'idea di un'immagine complessa, cioè tanta gente messa in maniera non ordinata, ma cioè disordinata, ma cioè io sono sempre stato dell'idea che bisognasse dare qualche cosa di più, che il gruppo del, diciamo degli italiani che lavoravano sul Parrara erano sempre un po' timidi, per me. Quindi la storia ti ha dato ragione, se pensi a quanto poi anche una buona parte di quella riflessione poi ha preso dimensioni più, no, più spettacolari, più complesse, più ampie. Ma quindi insomma queste immagini sono nate nella tua testa dal primo giorno, al di là della presunta casualità con cui sono state prodotte, sono nate così, sono nate, diciamo, di grande formato, stampate molto grandi sì. E già con una, diciamo, potenza anche di oggetto. Sì, all'inizio non ancora l'oggetto, perché io quella foto mi ricordo che la feci, la stampai grande, andavo in giro con un tubo con questa foto arrotolata nelle case degli amici, piuttosto che
in questi posti andavo in giro col mio tubo e la gente mi vedeva, ah sì, quello del tubo, ma sei matto, ma perché devi stampare le foto così grandi? Cioè, io mi ricordo anche il famoso Le Magnia, il vate di Arl, che giudicava e faceva in modo che la gente, che cambiava la vita della gente con un cenno della mano. E Le Magnie, che fino all'anno prima era molto contento delle mie foto, gli piacevano, gli facevo vedere le mie foto. Quando mi presentai con quella foto lì, grande, gliela sono tra i denti, ho detto, sei pazzo. Cioè, quasi mi cacciò dal perché era una cosa un po' fuori dal, cioè oggi le foto grandi sono passate, cioè sono un po' anche troppo sono passate, però mi ricordo che allora ero una specie di macchietta, cioè come quelli che vanno in giro, come quelli dell'emoscambio. Dicevi che queste le stampavi a Milano, cioè che le prime le stampavi da Ghi, anche tu, diciamo. Da Ghi, sì, dove c'erano tu, dove c'erano tutta quella fotografia lì. E queste invece grandi le stampavi a Milano. A Milano in Color Zenith. Perché lavorando con la moda, probabilmente lavorando con l'immagine pubblicitaria, aveva già. No, loro avevano un enorme, bellissimo ingranditore con una parete ad aria, per cui la carta si metteva sulla parete, c'era questo enorme ingranditore su rotaie che hanno buttato via una decina d'anni fa, è durato per un po', ma poi è stato buttato, per cui loro erano assolutamente in grado di fare... Stava nella moda, nella pubblicità, difatti, voglio dire, un po' tutti allora, chi faceva la fotografia, diciamo, museale, si ispirava alla pubblicità, perché questo genere di finitura col plexi era l'immagine che vedevi negli aeroporti. Oggi non le vedi più negli aeroporti queste cose, ma tutto il gruppo dei tedeschi si ispirava all'immagine degli aeroporti, trasformata, cambiata, ma veniva da lì, cioè l'ispirazione veniva dalla... Ora, oggi non c'è più ragione di fare le foto così, io le faccio perché le ho sempre fatte così, però negli aeroporti non c'è più questo genere di immagini. Cioè, io ogni tanto vado negli aeroporti a vedere, ma no, assolutamente è finita, per cui ora così io mi ritrovo a fare delle cose perché le ho fatte e non perché, cioè, dovrei avere un'ispirazione più fresca, ecco. Senti, ma quando è iniziato questo lavoro delle spiagge, no? Che poi è diventato quello più, non è l'unico, è diventato quello più fortunato, sì, forse. Sì. Sono stati attribuiti un sacco di riferimenti, no? questo progetto, che vanno da Pasolini della Lunga Striscia di Sabbia, addirittura Fiamminga, sono riferimenti anche, diciamo, molto pop e molto corti. Spesso quando ti ho sentito parlare, tu anche qui dici che, insomma, che i riferimenti alla fine possono essere infiniti, ma nello stesso tempo non ce n'è uno così netto, uno in qualche modo metabolizza, sì, cose che vede e poi... Cioè, voglio dire, tu passi la vita a vedere immagini, musei,
libri, e poi quando sei davanti, sei in cima, tanto devi essere nel posto giusto, all'altezza giusta, e poi vedi quello che, cioè ti ricordi, ah sì, quella la foto è quella lì, cioè riconosci quello che tu hai immagazzinato, cioè questo è ovvio, però cioè non c'è un modello, diciamo, modello unico, no, perché modello non è mai intenzionale. Tu hai delle immagini che ti girano nella testa, poi dopo le immagini vengono le accosti a posteriori, cioè non fai prima la foto, cioè, ah, voglio fare una foto come no, lo fai a posteriori, anzi secondo me è la flora che fa tutti gli accostamenti delle immagini, perché lei prende le foto e poi va a ripescare nei quadri, dico bene? Come si chiama la rubrica? Sì, dove metti tutte queste cose ripescate? Diciamo, vabbè, arte. No, comunque c'è un coso su Instagram dove vengono fatte tutte queste, cioè si prendono dei dettagli, dei crop di foto che sono identici a dei crop di quadri famosi, di cose, eccetera. No, ovviamente tu non parti con un'ispirazione, l'ispirazione è vagamente dentro, cioè un pentolone in cui tu... Mi viene da dire, non so se c'entra, ma in quegli anni cominciava a vedersi, diciamo, diventare famoso, se non sbaglio, anche il lavoro a colori di Martin Parr, no? Che per certi, con un linguaggio molto diverso, lui ancora invece, diciamo, un'esasperazione del, diciamo, una specie di iper-reportage, però andava a indagare la società di massa e i modelli di consumo, con anche i loro paradossi, forse in modo un po' più cinico, appena più cinico di te, però insomma con qualcosa che c'è in comune. È perché lui è molto inglese e gli inglesi sono un po' spocchiosi. No, devo dire che in tutti e due i lavori, che a me sono sempre piaciuti fin dall'inizio, io ho trovato, era quello che ti volevo chiedere, ho trovato una sorta di... Allora, in Martin Parr c'è un po' più di giudizio, nel tuo lavoro c'è di meno, ma in entrambi i casi è un giudizio, come dire, molto partecipe. Cioè trovo che in tutti e due questi lavori ci sia una sorta di grande partecipazione dell'autore ai destini dell'umanità che fotografa. Ed è una cosa che mi è sempre piaciuta. Quindi se anche c'è una parte di giudizio, è un giudizio che diamo verso noi stessi, non so come dire, non verso gli altri considerati inferiori. E questa cosa viene anche strana pensando che in realtà tu realizzi le fotografie piazzandoti fisicamente in alto. In alto, no? Certo. Quindi apparentemente, se uno si immagina il modello di produzione, c'è il fotografo che con la sua macchina, che è sempre un apparato di potere, sale in cima a un grande altare e addirittura giudica i poveri. Dall'alto, no? Giudica. Esatto. Cioè, noi disegniamo uno schema in sezione, sembrerebbe questa cosa. In realtà nel tuo lavoro non c'è per niente questa attitudine, e almeno secondo me. Quindi quello che hai detto, prima, se è vero che non c'è, come sembra, e poi come mai, cioè com'è possibile che un apparato apparentemente così, diciamo, un dispositivo così di potere genere, un'empatia così, esatto, molto, sì, molto forse perché io sono
partecipo e sono empatico con la gente che fotografo, cioè io sono molto, molto interessato alla gente che fotografo, sono molto interessato a cosa succede, cioè io passo delle mezz'ore, anche quando ho fatto le foto, io resto a guardare cosa succede sulle spiagge perché mi piace, perché è meglio dalla televisione, vedi delle cose più vere, per cui io entro in situazioni, vedo delle cose e cerco di seguire delle cose, cioè l'empatia deriva anche dal fatto che io sono lì non per fare una foto, ma perché mi piace vedere questa gente e cercare di capire che cosa pensano, cosa hanno dentro. Ecco, questo è. E difatti questo è. Io sono molto. Sono. A volte dopo aver fatto la foto resto a guardare cosa succede. Cioè, per me non è finita la sessione, magari ho fatto quel certo numero di fotografie giornaliere che mi ero prefisso, ho finito, però io voglio vedere come va a finire tra quei due che stanno parlando, cioè il bambino che beh, ecco, non so, allora, ad esempio, questa è una cosa che mi io sono stato delle ore qui perché c'è questa famigliola. Cioè, a parte questi che hanno i cosi dei colori fondamentali, i costumi dei colori fondamentali, RGB famoso. Ma la cosa che mi faceva impazzire è questa signora. Questa signora era la nonna, che era la prima volta che veniva portata al mare. Lei non era mai stata al mare, e sentivo perché parlavano. E a questi che la portavano a fare il bagno per la prima volta. Cioè, nessuno ti può dire, ma io ho capito tutto, sentivo cosa dicevano, sono stato a aspettare che entrassero e poi che uscissero. Io sono stato un'ora e mezza a vedere questa scena. Questi erano più ovvi. Chi se ne fa? Ma il vero punto della fotografia è la nonna che non era mai stata in acqua, nell'acqua di mare, in tutta la sua vita. E lei aveva una paura terribile e le nipoti la portavano, questa è una nipotina, e vedi, lei dice vieni, quell'altra la tiene per mano. Quest'altre due fanno sempre parte dello stesso gruppo familiare. Per cui, quando vedi una cosa così, non è che tu sei lì a fare una foto qualunque, tu devi capire come va a finire, cosa succede, cosa. Non finisce, la cosa non finisce quando tu hai fatto la foto, continua. Senti, come scegli quando farla la foto allora? Cioè, in questo flusso ovviamente che potenzialmente è già nato. Ma perché all'interno del flusso ci sono dei picchi, delle cose, dei momenti più interessanti di altri. Che ne so, là ad esempio c'è il padre che fotografa il bambino. Allora, dovete capire che nel 95 una macchina fotografica in spiaggia non si vedeva, cioè era una cosa veramente straordinaria. Ma non solo il padre fotografava il bambino, c'era un altro padre con un altro bambino dall'altra parte che si scambiavano delle effusioni, c'era la gente che camminava lungo il mare, cioè
in un momento così fai la foto, anche perché di questa ne ho fatta una sola, per cui non è che avessi detto ma poi dopo scelgo. Io nei primi 20, allora in 20 anni ho fatto 4.690 negativi, per cui tutti gli anni discoteche, spiagge, cose. Io ho 4.900 e passa negativi, per cui facevo poche foto, scelte anche un po' in maniera casuale, cioè se vuoi anche in maniera casuale, ma la casualità dava qualche cosa alle foto, cioè non le rendeva sterili, dava qualcosa, una parte di osservazione sì, ma anche una parte di casualità, e a me ha sempre affascinato anche un po' questa parte di casualità. E da questo numero, diciamo, limitato di foto, mi ha dato anche un po' l'idea di occuparmi del mio archivio e di mettere tutte le mie foto una dopo l'altra e di far vedere a tutti tutte le foto che ho fatto. Cioè questa è una cosa che non fa nessuno, perché i fotografi sono dei codardi. Non, hanno paura, cioè, hanno una paura terribile, no, ma perché bisogna... E invece secondo me, poi allora con la pellicola c'erano quelle che avevano l'entrata di luce, c'erano tutte le foto sbagliate, cioè. E io ho cominciato, sperando, ho cominciato già sul mio sito, ho cominciato, quante sono le foto messe? 500. Lei sa tutto. Per cui ci sono già le prime 500 foto fatte, non edited, cioè così come sono state fatte. In alcuni casi ho visto c'è anche il negativo. A volte quando, sì, quando non abbiamo ancora fatto l'inversione, per il momento c'è il negativo che poi verrà sostituito con la foto, perché l'inversione prende tempo e per cui entra in un altro giro, ma avremo tutte le foto con l'inversione, con i colori giusti e con tutte le brutture e gli sbagli. Quante ne hai stampate di queste? 200. Su 5.000, su più o meno. Ma è un paio di centinaia, 200 circa stampate. E senti, questo... Stampate vendute. Vabbè, questo è queste non ancora. Alcune sì, alcune. Ma sì. Prima, no, quando accennavi ad alcuni dettagli di queste immagini, e appunto l'infinità di scene che ci sono dentro, cosa succede? Che ogni immagine è davvero un mondo, potrebbe essere, diciamo, ripercorsa probabilmente per delle ore. E contemporaneamente, ormai in questo archivio, no, di cui parli, come tutti forse i lavori che sono molto, molto seriali e fatti per un lungo periodo di tempo, diventa anche
diciamo, automaticamente uno strumento di misura, no? Cioè, c'è qualcosa nell'archivio che travalica il singolo oggetto stesso e invece viene letto nella serie. Da Zander e gli uomini del XX secolo, adesso io sto lavorando a una mostra su Gabriele Basilico, chi studierà oggi o fra 30 anni la città europea avrà una sezione uniforme, omogenea di cos'è la città, diciamo, del mondo tra gli anni 90 e gli anni 2000. Attraverso le tue immagini ormai penso che si possa dire che oggi, domani o fra 100 anni qualcuno si troverà di fronte un quarto di secolo di comportamento antropologico, logico, sociologico, umano degli italiani e non solo. Sì, è per questo che sono state fatte, non, esatto. Non è casuale. Non è casuale. Certo, voglio dire, quindi un conto è, cioè, un archivio è sempre da doppia natura, uno è quello che dice oggi, certo, e uno è quello che potrà dire domani. Ora, infatti, quello che mi piacerebbe chiederti è, lasciando a chi lo leggerà domani, diciamo, questa enorme possibilità di lavoro, a te che invece l'hai costruito mano a mano, cioè hai comunque un occhio, come dire, in tempo reale, no? Sulle modificazioni delle relazioni, dei gesti, dei corpi, che cosa hai visto in questi 20 anni cambiare? Ma tu guarda quella, cioè quella foto ha della gente che non esiste più, cioè non sono tutti morti, sono invecchiati, ma non tutti morti, ma sono diversi. Allora erano diversi, ma tutto è diverso. Sono diversi i colori dei gonfiabili, perfino certi colori degli asciugamani non ci sono più, sono cambiati. I capelli, cioè, ovviamente non ci sono telefoni, non ci sono, cioè, è tutto cambiato. Qui questa foto che ha 25 anni potrebbe avere 100 anni se perché è talmente totalmente diversa da come sarebbe questo posto oggi, che è quasi impossibile riconoscere che quella è una spiaggia in quel posto. Cioè i cambiamenti sono stati enormi, ma i cambiamenti anche nel nostro modo di essere, il nostro modo di la forma dell'uomo lì è la forma dell'uomo sulla spiaggia oggi, i tatuaggi, i telefoni, tutto, i colori, il modo di stare assieme, perché qui abbiamo un modo di stare assieme che oggi è cambiato, non è più così. Il raggruppamento di famiglie, il raggruppamento di amici, cioè, è tutto diverso. Cioè, in effetti sì, io quando ho iniziato a fare questa serie pensavo che un giorno queste foto avrebbero avuto un significato più grosso, più importante di quello del significato del momento. E di fatti è così, cioè questa foto è assolutamente, ha un significato veramente, cioè è un po' appunto come le spiagge di Pasolini, cioè tu vedi la gente sulle spiagge di Pasolini e ti chiedi, ma siamo noi? E anche qui siamo noi, no, non siamo più noi. Allora, ti faccio un'ultima domanda su questo lavoro, poi noi dobbiamo parlare di
quel che non ti piace oggi. che conosciamo e ci piace, è la cosa più bella avendoti qui. E c'è qualcosa, c'era all'inizio, e c'è qualcosa di politico in questo modo di guardare. Cioè, un paio di volte ho letto da qualche parte, non saprei rintracciare, che tu avevi fatto coincidere, o comunque avevi fatto notare la coincidenza tra questa prima fotografia e la discesa, famosa discesa in campo di Silvio Berlusconi del 94. Diciamo che nella teorizzazione dello stile documentario, quindi di questa posizione di qualcuno che guarda la realtà senza intervenire né nel modificarla ma neanche nel manipolarla, c'è una posizione politica in sé. Questa cosa c'è nel tuo lavoro, c'è sempre stata, è rimasta, può collegare anche all'inizio, al motivo per cui hai iniziato, se vuoi dare assolutamente. Cioè, io come reporter ero molto politico e poco reporter forse, ma anche in questa foto, secondo me, è una foto che vuole spiegare e andare a fondo non solo sui riflessi del mare, ma anche su come la gente, cosa fa la gente, come era la società di quel periodo e come era la società di quel momento, prima che il turbine del berlusconismo, cioè Berlusconi c'era, ma il turbine successivo non c'era ancora, per cui erano un po' così, ma assolutamente l'idea delle mie foto è anche politica, è sociologica, politica, un po' come la nostra vita. Diciamo che non può non esserlo, forse. Non può non esserlo. Non so quanto tempo abbiamo, in realtà siamo che caso da un'ora, forse, conveniente. Andiamo al... Cosa non tu lavori, ma che questa fotografia diciamo che si è elaborata in quegli anni, al di là del fatto che sia mai fatta poi oggi o dieci anni fa. No, e un'altra domanda che mi piacerebbe chiedere, ma la facciamo dopo, magari le incrociamo, è appunto, prima dicevi che sto aspettando un'ispirazione, non so come dire, ma hai continuato a farla, come in questi forse 20 anni di lavoro, dagli anni 2000 in poi, che cosa hai fatto e che cosa hai pensato, cosa avresti fatto a un certo punto, delle immagini più legate alla cronaca forse, no? Che avevi provato a fare come dei crop di momenti di cronaca accanto alle tue immagini. Ricordo di aver visto qualcosa in mostra una quindicina di anni fa. Però insomma, mi piacerebbe sapere cosa non è successo, ecco, nel tuo lavoro, e poi che cosa, perché dici appunto che ti riconosci e ti emoziona, comunque senti una fotografia che è stata elaborata in quegli anni e invece non tanto in quella che vedi oggi. Allora, diciamo che io sono partito con qualcosa alle spalle, il gruppo dei tedeschi mi ha dato la carica e essendo partito così, purtroppo sono rimasto legato a questo modo di vedere la fotografia e questo mi ha tolto un po' la capacità di capire che cosa stava succedendo, perché di cose ne sono successe tante
ne sono successe tante. Prima che cominciassi io a fare le foto, ne sono successe nel senso che è cambiato il modo di essere della fotografia di prima e il modo di essere della fotografia dopo. Ora, di questo me ne sono reso conto giustamente chiedendo a ChatGTP che cosa dove andrà la fotografia e cosa succederà della fotografia e quali sono le cose che la fotografia dovrà affrontare nel prossimo futuro. Allora, intanto quando i tedeschi sono partiti e hanno inondato i musei delle loro foto, sembrava che quello fosse l'unica via. Cioè, questi hanno capito, sono stati bravi, hanno fatto quello che dovevano fare. Però nel frattempo tutto quello che era successo prima non è che sembrava stagnare, cioè tutte le foto dall'inizio della fotografia ad allora, che sembrava stagnare, per cui le fotografie che venivano vendute erano solo delle foto d'epoca, delle stampe d'epoca, cioè questo è tutto poi cambiato, perché è tutta la fotografia anche precedente è poi entrata nei musei, nelle mostre, per cui in effetti in quel momento sembrava che questi avessero preso hanno aperto la porta, però poi dopo dalla porta sono entrati tutti, cioè giustamente, per fortuna sono entrati tutti e tanti anche nuovi fotografi che fanno delle foto diverse da quelle che abbiamo fatto noi, sono venuti, cioè per cui in effetti lui che conosce meglio di me perché è più attento a queste cose, lo può dire meglio. Cioè io quando mi ricordo quando si aprì il tuo museo di fotografia, io pensavo: ma perché uno deve fare un museo di fotografia? Le fotografie vanno nei musei, punto e basta. Cioè, oggi non sono più della stessa idea. Oggi penso che ci debbano essere dei musei di fotografia e che hanno una funzione importante e che hanno anche la funzione di far parlare la fotografia con l'arte. Allora, cioè, devo dire, io ero molto... Diciamo che il museo di fotografia si è aperto con un certo ritardo, no? Rispetto all'Europa, certo. come la cultura italiana, quando si parla di tecnologia si porta sempre lì. Però effettivamente io anche sono sempre, diciamo, in bilico tra queste due posizioni. Da un lato la fotografia è una parte dell'arte in modo naturale, dall'altro mi sembra di vedere che invece mantengono lo strano specifico. E secondo me questo, non so se abbiamo tempo adesso di parlare di quello che poi è successo dopo, ma vedo, no, nella stretta riflessione, ad esempio, contemporanea, che allora, la fotografia può essere finita molte volte. Una volta io un po' provocatoriamente dicevo che con i Becher è finita la fotografia, nel senso che quando qualcuno è riuscito a fotografare un'idea, no? L'idea di gasometro non è fotografabile per definizione, la fotografia ha bisogno di un referente, quindi posso fotografare un gasometro. Quando li fotografo tutti, è come se per differenza quello che rimane è l'idea platonica di gasometro.
Ora, quando uno riesce a fotografare un'idea, più di così non può fare. Poi questa fotografia, di nuovo forse, no? Che è riuscita ad arrivare alle dimensioni della pittura, ad avere questa vertigine del reale, per cui io sono qui, sì, appena appena mi avvicino, io non so più se sono in questa stanza o se sono a Catania negli anni 90, quindi questa vertigine della realtà anche potrebbe essere il massimo che la fotografia può raggiungere. Quindi insomma, la fotografia è stata data per finita molte volte. Oggi quando vediamo che la fotografia del Papa con il piumino bianco è stata completamente generata da un'intelligenza artificiale, possiamo pensare che la fotografia è morta per la terza o quarta volta o di più. Però mi sembra di capire che anche questa che non è fotografia, tecnicamente non è una fotografia, è generata da un'intelligenza artificiale, vive su uno schermo, sono pixel, non ha una carta fotografica, non ha un'emulsione, non ha un obiettivo, cioè non ha niente della fotografia, per qualche vicenda di cui non so darmi una spiegazione, viene anche nel mondo dell'arte analizzata, studiata da fotografi, mi viene da dire, comunque da persone che sono formate nel campo dell'immagine. Cioè vuol dire che in qualche modo questo tipo di riflessione sull'immagine è che una qualche filiazione con la realtà la mantiene, perché se noi crediamo alla foto del Papa, già ho detto foto non dovevo, se noi crediamo all'immagine del Papa col piumino bianco, anche non ci crediamo, abbiamo sempre un rapporto con la realtà, no? Che forse più di così non ci può dare in apparenza. E poi quando invece ci misuriamo con immagini che hanno una natura completamente diversa dal punto di vista teorico, tecnologico, eccetera, eccetera, noi comunque sempre torniamo con quel modello. E mi sembra di vedere nel lavoro dei giovani artisti, nel lavoro di quelli che hanno adesso 40 anni, in chi lavora con la post-fotografia, quindi diciamo un'immagine palesemente manipolata, in chi mette in discussione quanto la fotografia sia reale. Comunque mi sembra di vedere che una base culturale viene lo stesso dalla fotografia. Allora è quasi come se un museo di fotografia servissero, un museo, diciamo, la disciplina, no? La storia, la disciplina della fotografia, a mettere insieme, sì. A rileggere in un modo profondamente, diciamo, culturale, ciò che anche fotografia non è più, perché io non credo che si possa dire oggi che un'immagine generata completamente da un algoritmo in cui noi scriviamo le domande che ci siamo fatti io e te con ChatGPT, se noi vediamo oggi l'intelligenza artificiale ci realizza una specie di immagine di canale. Ecco, a me questa cosa sembra interessante, per cui anch'io nel fare questa discussione mi sembra che una grossa parte dell'arte o di chi si forma in altri ambiti artistici non abbia questo specifico, che non è più secondo me tecnico-espressivo, fotografo, ma che invece sia quasi una sorta di background disciplinare. Ecco, da questo punto di vista la fotografia ci dice ancora molte cose sul mondo in cui viviamo, ma anche su se stessa, cioè sull'immagine. Sull'immagine, sì. E in un modo che non fanno invece, o non fanno, diciamo, con quella sistematicità, altre discipline artistiche che rimangono completamente, diciamo, libere e coesistenti. Da questo punto di vista sembra interessante. È chiaro che se qui, no, adesso poi mi dici il tuo punto di vista, ma è chiaro che quando noi, vuol dire che un po' la fotografia mente lo sappiamo da sempre, dal legato di Bayard fino a tutti i lavori dei reporter, ma che l'immagine possa essere generata con una verosimiglianza fotografica ma senza nessun referente fisico, è chiaro che questa è una frattura molto forte, perché forse non si deve neanche chiamare più fotografia. Però è molto difficile leggerla senza l'illusione della fotografia, cioè senza l'illusione o comunque senza quel confronto con un'immagine che ci ha formati, credo, come cultura proprio visuale. Sì, la fotografia rimane come guida
a un tipo di immagine che potrebbe essere inesistente, potrebbe non avere nessun... Per cui mi sembra che quella sia un po' la direzione. Intanto dobbiamo accettare di più certe cose che uno può dare per può tentativamente cercare di odiare, ma però in effetti sì, io la fotografia continua, come dici tu, ad avere un suo bisogno di essere, anche solo per interpretare quello che succede e quello che... Detto questo, noi abbiamo... Sì. Secondo me non ci si riesce. Poi l'altra cosa, forse, se questa immagine, appunto quella diciamo della scuola di Dussel, ha portato anche se vogliamo diciamo, un'estrema iconicità, forse oggi, come è successo negli anni 70, no, ad esempio, a proposito delle collezioni, anche di quello che abbiamo noi in collezione, cioè forse oggi una generazione di artisti sta tornando a riragionare sul linguaggio in sé, perché è un linguaggio che ci smaschera poi. Diciamo gli effetti sulla società, e quindi sono immagini che sono più tornano a essere più mentali, più teoriche e meno immediatamente diciamo fisiche, percettive. E quindi sono, anche se vogliamo, più enigmatiche, più difficili. Bene, detto questo mi sembra detto lui. No, io sono assolutamente d'accordo. Resta il grande enigma della fotografia, il grande enigma di che cosa sarà la fotografia, e siamo qui per vederlo. Grazie.